Easy Cocktail. Il nostro Danny del Monaco ci farà la presentazione di cocktail veramente semplici che anche a casa, visto anche l'arrivo della bella stagione, potremmo rifare, no Danny? Certo. Tu sei anche vicepresidente CVA, no? E quindi anche cerchiamo... Hai tutte le carte in regola per poterci insegnare a fare dei cocktail degni di questo nome. Partiamo subito con il primo. Allora, come hai ben detto, direttamente... in un bellissimo bicchiere lo riempiamo di ghiaccio perché ora è estate, è arrivato. Poi è un bicchiere bellissimo, ma che potremmo anche avere a casa. Ma può essere anche un bicchiere cilindrico, l'importante è che sia bello, di grande capienza. Che possa accattivare la vista, eh? Abbiamo preso il tè freddo che ormai è perenne nei nostri frigoriferi. Mamma mia, il tè freddo è presente dappertutto, i bambini lo fanno un anche per quello. Un succo di mela verde e un pezzettino di cannella che metto direttamente sul ghiaccio. Quindi ghiaccio. Così. Cannella, che la troviamo tranquillamente. E adesso faccio una raffreddazione, un raffreddamento del bicchiere. Si raffredda il bicchiere? Sì, e intanto la cannella si è inumidita. E comincia a sprigionare. Infatti, scolo l'acqua. Guardate queste gestualità che non... E ora mettiamo un succo di mela, potrebbe essere anche alla pera. Io ho scelto la mela che ha questa acidità un po' più profumata. Sì. Tè freddo al limone classico. Lo posso fare io a casa il tè al limone? Certo, una bustina di tè in una tazza di acqua calda. Oh, invece che comprare quello già fatto, anche insomma no. Non è che mi stimoli tanto, lo posso fare anche da me. Mm. Dopodiché ci sono gli aperitivi storici in Italia, no? Che vanno rispettati e che si possono utilizzare anche diversamente da quando lo stappiamo e lo mettiamo nel bicchiere. Mm. Abbiamo preso un semplice Campari Soda. Che pensavo, voglio dire, il rosso che ha cambiato la vita degli italiani. Certo, una stringa di lime o di limone, dove ho messo dei chiodini di garofano. E così ho reso. Guarda, dissetante. Prima di inquadratelo bene, così io prima di berlo... Guardate anche la preparazione, molto semplice, easy, come l'ha definita il nostro Danny del Monaco, perché la possiamo rifare anche a casa. Ora l'assaggio per voi. Si comincia con un po' di amaricante per il nostro Campari e poi si comincia mela. Il dolce, la mela, fantastico. Bello, è un'emozione per il nostro palato, vi giuro. Arriva prima questo amarognolo e poi cambia tutto gusto, madonna mia che bellezza. Ma così possiamo anche intrattenere i nostri ospiti prima della cena o prima del pranzo con qualcosa di dissetante. Guarda, poi una pizza va bene, una pizza. Dove lo metto? Qua? Lo mettiamo di qua. Vai. Un altro drink. Che è sempre un po' un problema da creare dentro casa, però con piccole accortezze ci riusciamo subito. Vai, che cos'è? Allora, vedete, sentite un po', che cos'è? Il caffè shakerato. Ah, adesso, d'estate, abbiamo bisogno caffè shakerato. Di... Sì, perché no? Allora, abbiamo un bicchierone che può essere anche chiamato shaker, ma in realtà si chiama Boston. Sì. Il caffè non ci va. Non va raffreddato immediatamente appena esce dalla macchinetta, dalla moca o dall'espresso o quello che sia. Va fatto riposare un attimo. Sì. Deve diventare un po' più tiepido. Perfetto. Se vogliamo utilizzare del caffè amaro, direttamente amaro, e quindi saltiamo un passaggio. Ma io invece ho portato un miele. Sì. E un po' di miele ci sta perché lui ha dei grassi e quindi mi farà scomporre e far diventare cremoso il mio caffè. Cioè vedi, io non sapevo questa cosa, io a volte lo faccio ma lo faccio con lo zucchero. Ecco, invece mentre no. Invece il miele, avendo questa parte un po' più grassa, presumo che venga meglio sto è caffè shakerato. Ora poi, il miele ce l'abbiamo tutti in il casa. Il bicchiere va raffreddato, sempre d'estate. Sempre, la regola per fare i cocktail, specialmente d'estate... Deve Dobbiamo essere sempre freddo. Raffreddare il bicchiere. Quindi mettere il ghiaccio e girarlo. Come si chiama questo bicchiere qui? Questo qui si chiama sombrero. Infatti, sombrero. Sembra un sombrero rovesciato. È vero. Perché contiene circa 10 centilitri e quindi va benissimo. I cocktail veramente si sono rivalutati negli ultimi anni. Anche negli ultimi perché... anni, sì. Dietro a questi bellissimi banconi illuminati con tutte le bottiglie ci sono queste figure. Una di queste è anche Stefano Mazzi qui accanto a noi, no? Che è uno dei nostri capi barman. Ecco, che effettivamente te lo fanno vivere questo cocktail dall'inizio alla fine. Cioè, e poi c'è un rito. Un rito che è quello dello shakerare. Versato il caffè e ogni barman ha il suo stile, sì. Anche se poi sono tutti molto simili, si chiude questo meraviglioso bicchierone, sì. E bisogna shakerare il ghiaccio. Ma chi shakera? Io lo faccio nel frullatore. Si chiama caffè frozen. Eh. Sono due cose diverse. Qui si è emulsionato, sì.
E adesso vedrai che lo verso direttamente con il suo ghiaccio, sembra un meraviglioso... Guardatelo, che schiumina! Che bello! Cosa ci metti? Ci metto sopra o un topping di caramello o un fruttato, e in questo caso abbiamo messo dell'amarena, perché vedi che da quanto è cremoso riesco a presentarlo ai miei ospiti con questo... Cioè, capite che a casa sembra, dice, ma come faccio a farlo questo movimento? Basta uno stecchino! E Danny Del Monaco già ci ha dato l'idea, ora l'assaggio io. Prego. Caffè shakerato. E te? Scusate. Massimo, è inutile che ridi dietro la telecamera, c'ho tutta un bambino di 5 anni. Buonissimo, poi c'è il ghiaccio. Allora, fantastico, dissetante, fresco, con questi pezzettini di ghiaccio aromatizzati al caffè. Dobbiamo preparare però veramente un aperitivo per Vai, i nostri ospiti. Facciamo questo aperitivo. Allora, un bicchiere da vino che tanto abbiamo in casa per le nostre cene, per gli amici o pranzi. Per i rossi, grandi rossi, bianchi. Perfetto, abbiamo. Un tulipano, anche qui. Con questo meraviglioso cucchiaio, il bar spoon, proviamo a raffreddarlo. Se non sappiamo fare questo movimento, si può tranquillamente Ora, farlo. Voglio dire, te sei un esperto, anche se non abbiamo la tua abilità, se lo giriamo un pochino va bene. Beh, no? Amo molto riscoprire i vecchi profumi e i vecchi sapori. Allora. Anche perché voglio dire, mai dare per scontato che tutti conoscano. Io anche dico sempre no. che nella vita allora. C'è... È così? Abbiamo messo dentro il limone. Limone o lime? O lime. Perché sto per mettere un liquorino che esiste dal 1800, figurati 15, nah. È stato riscoperto senza profumi, senza additivi, a base di arancia e noce moscata, e è un ottimo aperitivo. Cioè, veramente adesso si vede, si rivede, che ne so, la Marocora, quelle bottiglie ecco. quando io ero bambina, Bene. Che avevano quelle belle forme. Le Sentilo hanno... e vedrai se non scopri che profuma proprio così. In sì. realtà invece è stata questa meravigliosa azienda che... Le ha riproposti. In casa è difficile che non troviamo una bottiglia di questa. La mia mamma lo cosa. Sai che ce l'ha ancora, il certo, rosso antico. Ma certo, anche noi nell'Academy, nella nostra scuola le abbiamo. Che una volta, obsoleti, ora meno male che torna tutto. Io dico sempre che la vita è una ruota, no? Certo. Torna tutto. E perché siano veramente easy, si trova in un qualunque supermercato, come si trova in un qualunque supermercato, un succo di arancio, carota, limone, quindi lasce. Lasce, bene. Quindi sempre l'attenzione, quella percentuale alcolica, però Perfetto. Non troppo. Metà e metà. Certo. E poi, una volta avevamo soltanto coca, fanta o la aranciata. La gassosa. Eccola la qui, la nostra aranciata a riempire il drink. Mamma mia. Mescoliamo. Vai, mescoliamo. Semplice, ora non dite che sono difficili, uno li può fare tranquillamente. Con io tutto reperibile. Faccio l'assaggiatore io. L'aranciata che riprende l'arancia e la cannella di questo aperitivo. Però c'è quel tocchino lì, da un pochino alcolico che effettivamente è buono. Tutte le mattine, cioè tutti i giorni mi ci vorresti quando lavoro. Vai, a che si passa ora? Passiamo a qualcosa per i nostri colleghi barman, perché ogni tanto ci Sì, qualche piace, novità anche per loro. Ma anche sì. Vabbè che, cioè, i barman oggi come oggi, veramente se vogliono essere all'avanguardia, aggiornamenti sì, continui. Assolutamente. Perché, ribadiamo, i cocktail decodificati sono... Adesso sono 57. Ecco, 57, però uno li può creare in continuazione volendo. Ma poi ti abbiamo portato un bel ricettario oggi. È vero. Ti facciamo un regalo meraviglioso. Guardate che bello, c'è questo ricettario qua. Eccolo qua. Che voi avete coniato. Sì. Dove si trovano sia i cocktail internazionali, ma soprattutto si trovano i drink che abbiamo presentato con te qui. Sì. Si trovano anche i miei vincenti e anche gli easy drink, cioè quelli più facili per chi vuole fare il bar. E io ve lo porto a casa, così provo, provo. Allora, ho ripreso un prodotto meraviglioso inglese che è il Io Pimps. La cosa che ho imparato da voi è che cioè, bisogna mettere sempre il lime e non il limone. Il lime perché adesso quando andremo a pestarlo. Sì. Il lime, la differenza fra il lime e il limone è che la sua buccia è veramente profumata.
Ecco, ha degli aromi. Se viene dall'altro capo del mondo, noi privilegiamo sempre avere prodotti nostri, perché se pensa a limoni di Sorrento, dei limoni di Sorrento vanno benissimo. Ecco, si possono mettere anche i nostri limoni. Ah, certo. Scusa la parentesi. Ci deve essere una base di acido citrico, perché questo prodotto meraviglioso, dove la ricetta è segretissima da tanti anni, si può tranquillamente utilizzare, ma abbiamo bisogno di, è dolcino, ha una base di whisky, ma in realtà poi sono delle erbe e spezie. Sì, quindi dobbiamo mettere questo? Pimps number one. Pimps, lo troviamo in commercio? Certo. Cioè, questo colore ambrato ha? Mm-hmm. Ma noi dopo lo facciamo diventare bello dorato. Posso toglierla, che sennò da noia la camera. Senti il lime con questo prodotto straordinario, sembra sì, un nostro amaro. Ha un altro profumo e profumo aroma. E aroma. Ghiaccio. Aggiungiamo il nostro ghiaccio a riempire il bicchiere. Che cos'è? Cedrata. Una soda aromatizzata buona al cedro. Oggi si trovano i cedri. Ma poi la cedrata anche questa è antica, Nel senso, vogliamo mettere. Si potrebbe fare un nome storico, ma lo lasciamo sì, stare. Tanto abbiamo, guarda, scommetto che nella memoria delle persone più adulte lo sanno già tutti. Lo sanno già. Mio. Guarda. Questo qua è il completamento dell'aperitivo di adesso. Quindi quanto ci vuole a farlo? Nulla. Niente, 2 minuti. E nemmeno. Quindi posso? È finito? Prego. E io? Sta per arrivare la stagione estiva e sta per arrivare anche l'anguria. Qui è meraviglioso riuscire a metterci dei pezzettini di anguria dentro. Dentro, mangia e bevi, si diceva Fantastico. Una volta. Vai. Allora io ringrazio il nostro Danny del Monaco che ci ha presentato questi easy cocktail e ringrazio anche Stefano Mazzi perché, ribadisco, essere un bravo barman oggi fa la differenza. Buon aperitivo.